Dalla tradizione, Livio accoglie anche la concezione didascalica e moralistica che caratterizza la storiografia romana, a partire dalle origines di Catone. La ricostruzione del passato non è un'operazione puramente scientifica né esclusivamente retorico-letteraria, ma assolve innanzitutto una finalità etica e civile, come documenta in maniera inequivocabile questo passo tratto dalla prefazione dell'opera. Questo soprattutto è utile e salutare nello studio della storia. L'avere davanti agli occhi esempi di ogni genere testimoniati da un'illustre tradizione. Di qui potrai prendere ciò che devi imitare per il bene tuo e del tuo stato. Di qui ciò che devi evitare perché infamante nel principio e infamante nel risultato. Il racconto storico risponde tuttavia anche a una finalità squisitamente letteraria, in linea con l'insegnamento di Cicerone, il quale aveva definito gli storici exornatores rerum, capaci di rendere belli e piacevoli gli eventi. La storiografia non si risolve nella semplice esposizione dei fatti, ma si configura come un opus oratorium, un testo letterario. Proprio per questo, a differenza per esempio di Cesare, Livio non ha interessi etnografici sugli usi e le tradizioni dei popoli con cui i romani erano venuti a contatto, né presta particolare attenzione alla precisione geografica. Senza rinunciare all'istanza della verità, Livio cerca di conferire alla propria opera una dimensione retorica e letteraria, drammatizzando il racconto degli eventi attraverso i ritratti e i discorsi dei principali protagonisti. Inoltre, l'autore evita la monotonia del genere annalistico facendo ricorso ai caratteri distintivi di altri generi letterari. Per esempio, i discorsi e i dialoghi dei personaggi ricordano a volte quelli della tragedia. L'opera è poi vicina all'epica nelle narrazioni di prodigi, delle scene di massa, dei duelli e delle battaglie.